Un nuovo giorno è arrivato di nuovo. Ti auguro buona fortuna e felicità con i tuoi cari. Oggi è una buona giornata per te. Si prega di guardare il video per chiarire. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 7 febbraio 2021. Oroscopo Sagittario di oggi. Passione e divertimento al top grazie alla Luna. Di passaggio nel vostro segno e con Venere, il Sole, Mercurio e Giove come supporter. La Luna mette in luce le vostre qualità, ottimismo, disponibilità e una grande allegria. Tutto, anche le piccole cose, vi entusiasma e vi procura piacere. Se l'emozione è forte e coinvolgente, poco importa se non durerà a lungo. Intanto cogliete l'amore, la fortuna e l'appoggio di tutti quelli che vi amano e vi stimano. Pronti a chiudere gli occhi sui vostri svarioni. Se piove molto o le tubature sono arcaiche, attenti ai danni dell'acqua. Prevenire è meglio che combattere. Astro tarocco del giorno per Sagittario. Regina denario rovesciato. Una donna, benestante, ma falsa, imbrogliona, imbonitrice. Può essere un'amica, una parente, una collega. Molti guai dipendono dalla vicinanza di questa donna. Mancanza di responsabilità, bilanci compromessi, sperpero di denaro per una donna, prestiti non restituiti. Nuovi incontri possibili per i nati di giovedì, alcuni di questi potrebbero essere particolarmente interessanti e utili. Buone notizie in arrivo per i nati di lunedì sul fronte lavoro. Aiuti e consigli insperati da un ariete. Cercate di essere aperti ai consigli e di farne tesoro. Anche se non vi ritenete del tutto soddisfatti da quello che andate facendo, non lamentatevi. Soprattutto con la mala sorte, è una giornata senza lode e senza infamia, regolare, con poche soddisfazioni che però gli altri e voi stessi apprezzate. Oggi è davvero un giorno speciale per alcuni di voi, i nati di martedì, giovedì e domenica avranno grandi novità e tutte positive. Oggi vi sentirete particolarmente attratti da qualcuno che vi piace in gran segreto. In fondo la cosa potrebbe essere reciproca e quindi avete buone speranze per cogliere momenti indimenticabili. Se state pensando di dire la parola basta, cercate prima di capire le ragioni dell'altro e poi passate alla decisione qualunque sia. Oggi qualcuno potrebbe tirarvi uno scherzo e ridere di voi. Fate un largo sorriso e decidetevi per l'autoironia. Se non altro avrete la simpatia dei vostri amici e colleghi. Se vi sentite tristi e disperate, sappiate che Giove e Venere presto potrebbero cambiare i vostri giorni. Mercurio potrebbe di colpo favorire ottime intese. Proverai un senso di solitudine, ma sarà più immaginario che non reale. Alcune persone saranno incuriosite dal vostro stato d'animo. Non è da tutti i giorni vedervi così brillanti e attivi. Miglioramenti a livello economico. Situazione eccellente nella sfera amorosa per le nate alla fine del segno. Se siete single e state cercando un nuovo amore, andate nei posti dove ci sono molte persone che la pensano come voi. Firmamento astrale rischiarato da ottimi aspetti planetari che vi continuano a indicare la strada in ogni campo di attività, in ogni settore della vostra vita. In particolare oggi beneficerete dell'aspetto combinato tra Sole e Luna, corpi celesti che occupano posizioni a voi molto favorevoli. Benessere psicofisico, lucidità mentale, capacità di tenere testa con garbo alle situazioni difficili, sono proprio i doni che questo intreccio tra i due pianeti vi conferisce. Oggi Luna, Venere e Giove sono favorevoli e in aspetto buono. L'amore andrà bene. Ottime notizie anche per quanto riguarda il lavoro. Le vostre idee sono valide. Il Sagittario dovrebbe dedicare l'intero weekend all'amore. Le relazioni che sono reduci dal 2020 potrebbero diventare inossidabili. Chi è single, invece, potrà iniziare a guardarsi intorno perché in questo mese potrebbe esserci qualche sorpresa. Anche quella che sembra solo un'amicizia potrebbe diventare qualcosa di più importante. Questo weekend potrebbe portare l'amore in auge nelle vite di tanti Sagittario. Le coppie sopravvissute all'anno scorso saranno diventate ancora più forti. Chi è solo da tempo, invece, potrebbe incontrare qualcuno di speciale nelle prossime ore. Non dovrai sottovalutare nemmeno le amicizie. Renderete tutto molto più semplice alle persone che vi sono intorno.
specialmente se cercherete di agevolare i loro piani per questa giornata. Dovrete però chiedervi se ne varrà la pena, perché potrebbero non usare la stessa cortesia nei vostri confronti. Punto. Prima di agire, in qualsiasi ambito della vostra vita, dovrete valutare con chi avrete a che fare. Soltanto così vi metterete al riparo dalle delusioni e dallo sfruttamento, che in passato avete già provato sulla vostra pelle. Punto. Luna maliziosa, ottimista e esagerata in transito nel vostro segno e in buona armonia con il Sole trasgressivo, a braccetto con Venere maliziosa e Mercurio, Giove e Saturno, tutti quanti amichevoli. Risultato: una giornata magica, un vero peccato farvela rovinare da ricordi o beghe familiari irrisolte, impersonate da Nettuno in quadratura. Punto. Amore ed Eros, presi, catturati all'amo, grigliati come gamberoni. E chi più ne ha più ne metta. Sta di fatto che oggi sentite le farfalle nello stomaco e le campane suonare. Vi basta chiudere gli occhi e immaginare il volto dell'amato bane per mettere le ali e volare sul pianeta rosso dell'amore. Punto. La configurazione che si va formando oggi nello spazio zodiacale dell'acquario si riverbera molto positivamente in ambito affettivo ed erotico per voi. Sia che abbiate una relazione di coppia stabile oppure un rapporto occasionale, avrete modo di assaporare intense soddisfazioni. Punto. In particolar modo tuttavia se siete nati verso il 12-15 di dicembre e siete nel pieno del transito della Luna, in congiunzione nel vostro segno, che sta gratificando il vostro segno. Un momento fortemente passionale vi può caratterizzare costituendo la base di inizio di una nuova relazione a due. Punto. Lavoro e denaro, comunque vada la giornata, con la testa fra le nuvole, la serata sarà tutta per l'amore, se lui o lei sono accanto a voi. Sarà una danza magica senza fine, se il lavoro vi tiene lontani passerete ore al cellulare, continuando la telefonata in sogno, tra scene hard e frasi da romanzo. Punto. La vostra efficienza e il rispetto per il lavoro altrui non si discutono. Non vi lasciate prendere da una polemica un poco sterile, che si porta avanti oggi in ufficio, se anche oggi lavorate e fa perdere soltanto tempo prezioso. Punto. Benessere, eccitati, gioiosi, giocosi, quando il cuore è così felice e la mente vola, anche il corpo è un aquilone attaccato al filo, camminate danzando e il vostro sorriso è un faro che illumina tutta la stanza. Ma che, tutta la città. Punto. Per lei, guardando il vostro compagno con occhio diverso, vi accorgete di avere accanto una persona speciale, non limitatevi a pensarlo, diteglielo. Punto. Per lui, gite piacevoli e guida allegra ma al riparo da rischi, eccetto molte salate, vi aiuta la prontezza di riflessi. Punto. Colore delle emozioni, rosso fragola. Punto. Barometro dell'umore, soleggiato. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 8. Finanze, 7. Benessere, 9. Punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Punto. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo. Thank you.